Ciao a tutte, in questo video voglio spiegarvi il significato della frase lavorare le maglie come si presentano sul ferro. Pensavo fosse chiaro, in realtà quando mi è stato chiesto cosa volesse dire ho pensato che forse per chi è alle prime armi non è così intuitivo. Quindi ho creato un piccolo campione di maglie alternate dritto-rovescio per spiegarvi il significato. Allora, di solito quando si dice lavorare le maglie come si presentano sul ferro, ci si riferisce appunto a maglie a diritto o a rovescio e non a maglie particolari tipo aumenti, gettati o cose del genere. La prima cosa da capire è la differenza fra una maglia a diritto e una maglia a rovescio. Le maglie che formano questa V sono maglie a diritto, mentre le maglie che formano questa gobbina sono maglie a rovescio. Quindi, se io devo lavorare le maglie come si presentano sul ferro, inizierò a lavorare qui, vedete la gobba? Un rovescio. Continuo con un altro rovescio. Altro rovescio, quindi tre rovesci consecutivi. Ora non ho la gobba, ho la V, quindi lavorerò un diritto. Ho un'altra maglia a diritto. Ora invece ho una gobba, quindi lavorerò un rovescio. Un diritto. Un rovescio. Un altro rovescio. Un diritto, un diritto, un rovescio, un altro rovescio, un diritto, un rovescio, altro rovescio, diritto, un rovescio. Un diritto ed un rovescio. Se giro il lavoro e quello che devo fare è sempre lavorare le maglie come si presentano sul ferro, non dovrò ripetere quelle che ho appena lavorato, nel senso non devo scrivermi la sequenza o memorizzarla, perché proprio devo guardare le maglie come le ho. E ricomincio quindi. Guardo la maglia, questo è un diritto, il secondo è un rovescio. E quindi le lavoro così, proprio come si presentano. Questo è un diritto, un rovescio, un diritto, un altro diritto, un rovescio. Un diritto. E così via. Spero di avervi risolto un dubbio e come sempre alla prossima.